c'è grande curiosità per la prova di Benzema. 4 i suoi centri delle ultime 3 gare. Sfida che sta per cominciare, mettetevi comodi. Ancora pochi istanti e poi sarà partita vera qui a Madrid. È tutto pronto al Santiago Bernabéu. Ben trovati amici da parte di Piero Gipardo, con me a commentare il match Lele Adani. Squadra nuovamente di fronte per il secondo e decisivo round degli ottavi. Si gioca tra Real Madrid e Milan. Troppo forte il Madrid visto nella prima partita. Si sono aggiudicati il primo round con una facilità quasi disarmante. Uscire oggi avrebbe del clamoroso. Ecco la formazione di partenza del Real Madrid, la vediamo. Courtois tra i pali, Frankie de Jong insieme a Casemiro come coppia di centrocampo e due punte che dovrebbero essere i principali terminali della manovra. Sovraimpressione, le scelte del tecnico rossonero. 4-3-3 classico, il loro modulo di partenza con i due esterni offensivi che ovviamente dovranno dare una mano anche in fase di ripiegamento. Sì, credo anch'io che difensivamente possa trasformarsi in un più prudente 4-5-1. Mi sembra anche una scelta di buon senso, ma gli esterni lavorano naturalmente vicini ai centrocampisti in fase di non possesso, così non lasciano il centrocampo troppo scoperto. Si comincia con il Milan in possesso di palla. Casemiro. Dani Carvajal. Casemiro. La cede a Davis. La gioca su João Félix. Recupera palla con un buon intervento in scivolata. Si è parlato molto, anche sui social ovviamente, di Zlatan alla vigilia di questa sfida. Ha annunciato da poco la sua intenzione di ritirarsi a fine stagione, notizia che ovviamente non ha... Occhio qui, del forgol qui, eh? E trovano subito il gol che sblocca la partita. Partenza a razzo per loro. Il replay ci permette di apprezzare meglio la conclusione con cui ha battuto il portiere da pochi passi. Ha avuto la palla buona e non l'ha fallita. Con questa rete stabiliscono il 6-0 nel computo totale. Saelemaekers sbaglia la misura del passaggio. Sané
ci sarà rimessa laterale per il Real Madrid. Carvajal, Sané, tackle preciso, attacco che si interrompe. Può andare, occhio Benzema, Benzema, portiere battuto. Questo gol merita di essere rivisto, per far vedere come si calcia la palla. Potenza, precisione, c'è tutto in questo tiro. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. La spinta rossonera lungo la fascia. Hanno rischiato, ma sono riusciti a recuperare il pallone. Ci sono metri per le merengues per spingere. Può battere a rete. La risposta in tuffo di Maignan. Sceglie il breve. A spazio, prova. Maignan, senza problemi. Recuperano bene sull'errore del portiere. Gio Felix, Maignan, buona la risposta. C'è il cambio, la sostituzione del Milan. La gioca corta. Taglia sul centro. Buono qui l'intervento del portiere. La tocca corta. Prova ad andare. Il portiere non si lascia sorprendere. Difesa sotto pressione, ci sarà nuovamente calcio d'angolo. Opta per la soluzione ravvicinata. Si accentra. E c'è la rete. 3 adesso i gol di vantaggio. Questo replay del gol, da apprezzare la coordinazione con cui ha impattato la palla. Non può far niente il portiere qui. Ha di che essere contento l'allenatore per come sta giocando la squadra. Ora conducono per 3-0. L'arbitro concede 2 minuti di recupero. Cala il sipario sul primo tempo al Bernabeu. Si parte col Milan che può battere il calcio d'inizio. E trovano subito il gol che sblocca la partita. Partenza a razzo per loro.
può andare. Benzema, portiere battuto. La risposta in tuffo di Maignan. Recuperano bene sull'errore del portiere. João Félix. Maignan, buona la risposta. C'è il cambio, la sostituzione del Milan. Prova ad andare. Il portiere non si lascia sorprendere. Difesa sotto pressione, ci sarà, opta per la soluzione ravvicinata. E c'è la rete! Tre adesso i gol. Primo pallone della ripresa è per il Real Madrid. Riconquistano palla. Torna la prima divisione su EA TV per gli appassionati di calcio spagnolo. Si affronteranno Real Madrid e Villarreal. Sarà uno scontro tutto da seguire. Da quello che si è visto nelle precedenti uscite, ci attende una partita giocata a viso aperto, con tante occasioni da rete da una parte e dall'altra. Guadagna metri. Cerca il pallone profondo. La risposta in tuffo di Maignan. C'è il tocco corto. Prova il pensieri del portiere. Ottima parata del portiere. Arriva un altro corner. La tocca corta. Rientra all'interno. Si oppone alla conclusione. Fa il suo dovere qui il portiere. Corner battuto corto. Prova a sorprenderlo. Vola il portiere e ci arriva. Attenzione perché c'è un cambio tra i rossoneri. Cambia corto col compagno. Sané! Dice di no qui il portiere. Nuovo tiro dalla bandierina. Sceglie il tocco corto. Sané! E c'è il gol e adesso sono quattro le reti di vantaggio. Questo gol merita di essere rivisto, per far vedere come si calcia la palla. Potenza, precisione, c'è tutto in questo tiro. Ennesimo gol. Allenatore che sembra molto soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi. 4-0 e partita che sembra ormai in cassaforte. Florenzi. L'appoggio su Dani Parejo. Sale Tadic. Servito Correa. Correa. Grande tempestività di questo intervento. C'è la norma del vantaggio per il Real che può attaccare.
Benzema avanza lungo la fascia. De Jong, ecco Casemiro, ha spazio, prova, troppo centrale qui, facile per il portiere. Mariano tiene palla in attesa che si creino gli spazi. Parata efficace col tuffo, arriva il cartellino giallo sull'interruzione, l'arbitro aveva aspettato la conclusione dell'azione. Forze fresche per il Real Madrid. Palla toccata corta. Tiro ribattuto. Alaba. Ecco Sané. È in posizione di tiro, i tifosi glielo chiedono. Ottimo intervento del portiere. Real che pesca dalla panchina. Scambia corto sul compagno. Taglia centralmente. Sané. La tira Davis. Sané! Portiere si distende e si oppone senza problemi. Secondo me qui ordinaria amministrazione per uno come lui. Ne ha viste molte di peggio. Calcio d'angolo corto. Davis, conclusione respinta. L'arbitro non ha dubbi, è calcio di rigore per il Real Madrid. Non è sbagliato, freddissimo qui. Non c'è più tempo, risultato che certifica il loro approdo al prossimo turno. Risultato che non fa una piega, hanno dimostrato di essere nettamente superiori. Qualificazione mai davvero in discussione, alla fine i valori sono venuti fuori e hanno fatto la differenza. Poi chiaramente ci hanno messo molto del loro per far sembrare il passaggio del turno poco più di una formalità. È stato protagonista di una prova sottotono, restando spesso fuori dal gioco senza trovare la posizione giusta. Può andare. Benzema! Portiere battuto. Opta per la soluzione ravvicinata. E c'è la rete. 3 adesso i gol di vantaggio. Rientra all'interno, si oppone alla conclusione. Fa il suo dovere qui il portiere. Sceglie il tocco corto. Sané! E c'è il gol e adesso sono 4 le reti di vantaggio. La tira Davis. Sané!
Portiere si distende e si oppone senza problemi. Secondo me qui ordinare amministrazione per uno come lui, ne ha viste molte di peggio.